Eccoci, questo è un tempo buono. Dalle ringraziare moltissimo Peppino per la sua preziosa ricerca che con testimonianze, interviste e diari ha ricostruito tutta la storia dei deportati politici dell'area industriale di Sesto San Giovanni. A Cinisello sono state deportate 53 persone, di cui 33 uomini e 5 donne per gli scioperi. E 12 giorni fa, il 6 marzo, abbiamo posato tre pietre d'inciampo per ricordare tre cinisellesi, Giuseppe Galbiazzi, Anselmo Gioni e Giovanni Vergani, che avevano partecipato al grande sciopero che dal 1 marzo per 8 giorni aveva fermato il lavoro nelle grandi città, nelle grandi fabbriche del nord, del nord Italia. Siamo nel 1944. Tutti e tre sono stati arrestati, deportati a Mauthausen e tutti e tre poi sono morti a Gusen. Lo scorso anno a Cinisello abbiamo ricordato altri tre deportati, Attilio Barrichella, Oliviero Limonte e Aldo Berretta. Tutti e tre anche lo scorso anno erano stati arrestati per lo stesso motivo. Aldo Berretta era riuscito a sfuggire all'arresto nel marzo del 1944, ma poi fu arrestato dai militi fascisti nell'ottobre. Nelle nostre città ci sono tante lapidi con i nomi dei deportati. Al Parco Nord c'è il monumento al deportato che ricorda i 570 lavoratori deportati dall'area industriale di Sesto San Giovanni. Ma il valore della pietra d'inciampo è fare memoria del singolo. Riportare simbolicamente a casa colui che uscendo dalla propria abitazione non vi aveva più fatto ritorno. La pietra d'inciampo, quindi, ridà un nome e una dignità a chi era stato privato. È importante il ricordo che è personale, ma per far sì che quello che è successo non accada più, è importante che la memoria diventi collettiva, che entri nel patrimonio storico della comunità. Dunque, grazie a Peppino per il suo impegno, per le sue pubblicazioni, ne ha fatte tante, in particolare Strike and Transport, la deportazione politica dall'area industriale di Sesto San Giovanni 1943-1945 e dalla fabbrica ai lager, la testimonianza di familiari di deportati politici dall'area industriale sempre di Sesto San Giovanni. Allora, come aveva già detto anche Sergio, vi chiedo di escludere il microfono per evitare il rumore di sottofondo e eventualmente anche la video, perché così c'è una migliore qualità. E dopo l'intervento di Peppino ci sarà la possibilità di fare delle domande con la chat oppure alzando la mano. Grazie per essere presente e la parola a Valotta Giuseppe. Prego Peppino. Ciao a tutti, grazie per la presentazione, Billy. Oggi è una giornata un po' particolare, anzi è una giornata con tanti particolari. Uno perché mio padre con altri centinaia di deportati era già sui vagoni piombati e stava andando a Mauthausen. Il 18 marzo del 1944, 77 anni fa, sono fatto male i conti, 580 persone dell'area industriale di Sesto, ma anche di Milano, l'area industriale, insomma, quindi comprende tutto, poi niente spiegherò che vuol dire, sono in viaggio. Questo è uno dei riferimenti storici che guarda caso comportano proprio oggi la giornata. Sono partiti ieri e arriveranno domani, cioè ho usato al posto questo verbo. L'altra cosa che mi fa particolarmente, mi rende lieto anche molto riflessivo, cioè fa riflettere molto, è il Bosco della Memoria inaugurato a Bergamo oggi. Noi abbiamo già l'anno di Sesto Monza, anzi Monza in primis,
ha fatto un bosco dalla memoria, adesso non mi ricordo la zona, comunque molto bello per i, tutti i deportati dalla Industria di Sesto e non, ma che abitavano a Monza. E, ecco, questo fatto qui del bosco della memoria è interessante, molto bello, perché la pianta che poi nascerà e diventerà, si svilupperà, le piante, non so, ne ho messe giù tante, non so se corrispondenti a quel giorno morti, mi sfuggono le cifre, le ha dette Draghi, non me le ricordo più, comunque sono tante. La pianta affonda le radici nella terra che è il passato, ma quella terra lì del passato è fatta anche dei nostri cari, nonni, bisnonni, zii, cipriani, eccetera, che mandano un segnale col bosco, perché il bosco poi nascerà, diventerà grande, diventerà forte, diventerà quello che è il futuro. Ecco, queste due così, considerazioni che faccio mi sembrano giusto, quasi quasi sembra che è un'attenta regia, no, ci abbiamo messo lo zampino per fare sì che questo fatto, questa mia testimonianza sia avvenuta, avvenga in questa giornata. Allora, andando invece al passato, che poi guarda il nostro presente e il futuro, vi posso dire che ancora prima degli scioperi, nel 1942, quindi attenzione alla data, sotto il balcone del urlavano, si lamentavano, dimostravano, eccetera, perché già c'era carenza di mangiare, di latte, di tutto, di pane, di, eccetera. Quindi già nel 42, quindi non è stato uno sciopero, è stata una manifestazione, oggi si direbbe spontanea, fatta sotto il balcone del vecchio Comune di Sesto, che oggi è l'ISEC, Istituto della Storia dell'Età Contemporanea. Il balcone lo vedete, è di fronte alla fontana delle tartarughe. Andiamo adesso proprio agli scioperi. Allora, il primo sciopero di cui si è a conoscenza, di cui ci sono i testimoni, di cui ci sono tante cose, è lo sciopero del marzo 43. 27, 26, 28 marzo, le date lì continuano a girare tra quasi due o tre giorni. Questo sciopero, anche se non perfettamente riuscito perché ho organizzato un po' di corsa, diciamo così, non bene, però è importante, è basilare, perché è l'unico sciopero sotto Mussolini. Mussolini nel marzo del 43, pur già pericolante un po', gli americani stavano sbarcando giù a sud, e questo sciopero, che non ci voleva secondo i fascisti, no, i nazisti erano ancora alla finestra, i nazisti intervengono dopo, nel settembre del 43, no, i fascisti rimangono così sorpresi, malamente sorpresi da questo sciopero. Nel marzo 43 ci sono state 50 condanne, tra le quali io voglio ricordare Enrico Francesco, che è il papà, era il papà della Milena Francesco, la vicepresidente dell'ANE, che poi in una azione partigiana perse una gamba, e altri della Pirelli, della FAL, della Breda. Erano circa 50 persone, noi abbiamo i documenti dell'arresto. Sono stati arrestati tra il maggio e l'aprile 43 e le sentenze, quindi il tribunale, loro dovevano assistere a, come si dice, nell'ambito del processo penale, per poi essere condannati più o meno a diversi anni. Erano già pronte, non dico le sentenze, ma erano già pronti i nomi, noi abbiamo un libretto curato da Lise, molto bello, molto interessante,
in cui ci sono quasi 50 nomi di varie ditte, quindi si era sparpagliato sto scioccolo, ma non era di massa fino a riconoscerlo, ma solo che arriva nel luglio del 43, e allora queste persone qui che devono essere processate prossime al processo vengono liberate, e quindi questo sciopero non porta a nessun tipo di condanna. Erano circa 50 persone, noi all'ANET avevamo tutti i documenti di condanna di queste persone, di condanna, di presunta condanna, cioè poi ci sarebbe stato il processo, ma figuratevi. Una cosa che voglio dirvi subito è questa, visto che si parla del primo sciopero, la parola sciopero sotto il fascismo era proibita, quindi in tutte queste motivazioni delle persone arrestate eccetera non c'è mai la parola sciopero. Ci sono delle espressioni tipo ha abbandonato il posto di lavoro per alcuni minuti, oppure ha lasciato il posto di lavoro, oppure si è assentato senza permesso. Cioè la parola sciopero non esiste mai, viceversa invece si sa che la cosa è stata fatta così. Quindi loro si trovano liberi e allora insaputa. Nessuno pensava che cadesse Mussolini il 25 luglio col Gran Consiglio. Una cosa strabiliante sotto certi aspetti è che questo sciopero organizzato, mi verrebbe da dire un po' di corsa, infatti non è stato di massa, è durato un paio di giorni sì e no, in qualche fabbrica sì, la Pirelli sì, la Breda metà sì, metà no, insomma tutta una cosa del genere, no? A parte appunto lo sciopero sotto Mussolini, il primo e unico sciopero, che non è che ha contribuito, anche qui non esageriamo, a buttare giù Mussolini, ma ha inclinato il fronte interno, quello sì, perché oltre che cominciamo a prendere purtroppo nella guerra c'era anche un fronte interno da curare, e questo forse loro non se l'aspettavano, forse sì, e ci può stare. E la cosa nasce in modo casuale, questo sciopero, perché degli autisti della FIAT di Torino arrivano alla Far Concordia, lì su Via Italia entrano nella Far Concordia, scendono e la gente, gli operai della FAL lavorano. Loro chiedono ai primi lì, ma voi lavorate qui? Voi lavorate qui? Sperate che a Torino scioperano. Questa voce diventa un passaparola generale e nasce questa idea dello sciopero. E nasce questa idea dello sciopero che veramente è bellissima sotto certi aspetti, anche soprattutto per il valore storico, ma anche perché c'è la volontà da parte dei lavoratori eccetera di cominciare a muoversi, ecco la sostanza. Quindi qui vengono liberati, non sono più condannati e la cosa va avanti, la guerra va avanti e naturalmente chiedono ai padroni, ma niente, vogliono pane, latte, cioè la guerra porta venduti in miseria, insomma. Più avanti ne parleremo meglio di questa roba qui della guerra. E va bene. E questo è il primo sciopero, si può definire facendo una casistica, il primo. Il secondo sciopero, di cui non si parla mai, è quello del dicembre 43, che diventa di fatto il preludio al grande sciopero del marzo 44. Lo sciopero del marzo, del dicembre 43 coinvolge abbastanza le fabbriche, è molto più organizzato, diciamo, di quello del marzo 43. Non è un grandissimo sciopero come quello del 44, però le fabbriche cominciano a muoversi. E da un punto di vista dell'area di Sesto San Giovanni, i primi tre deportati arrivano dall'area industriale di Sesto e lavorano tutte e tre alla FAL. Questo sciopero qui del dicembre 43, perché volevano la tredicesima, allora non esisteva, non la chiamavano così, ma è come se fosse stata la tredicesima, e cominciavano a volere così pane,
libertà, meno ore di lavoro, cioè insomma tutta una serie di cose che naturalmente loro dicono di sì, ma non fare nulla, insomma, praticamente tutto nel dicembre del 43, perché appunto la sedicesima è sotto il Natale, quindi la chiusura dell'anno è sintomatica anche per il periodo. Nel dicembre del 43 Zimmermann, che era l'ufficiale superiore che gravitava però a Torino, viene chiamato a Sesto, giù alla FARC, perché la FARC è uno stabilimento oltre agli altri, ma la FARC aveva preso un po' un subbuglio maggiore, e lui entra in fabbrica, perché durante lo sciopero del dicembre 43, che è durato pochi giorni anche lì, due, tre o quattro giorni, non di più. E la massa operaia è lì, nel cortile, nel grande cortile, lui salta su un autoblindo, non so, un semicarri armato lì, no? Promette e minaccia. E la minaccia consiste nel fatto che adesso, dopo che vi ho promesso che non ho poi dato nulla, sia roba da mangiare, orari di lavoro, insomma tutta questa roba qui, il clima dentro nel mondo del lavoro è molto pesante, no? Dice chi è nemico, questa è una scena da film, io ho sempre considerato che questa fosse una scena da film, no? Dicono, lui dice bene, adesso tutti a lavorare, cioè dietro fronte, come si dice nel cortile, chi è nemico della Germania esca, tutti sono usciti, tutti i lavoratori che erano lì sono usciti. Zimmermann, come si dice in termine popolare, alla sola coda nella posizione scanalatura, se n'è andato ovviamente molto arrabbiato, insomma. Forse aveva capito che qui c'era un terreno molto duro. Questo sciopero ha provocato i primi tre deportati dell'area industriale di Sesto. E vi dico i nomi non perché siano particolarmente importanti rispetto agli altri, ma perché sono i primi. Gori, Atos, tutti i della Frank, Piracini Mario e Canducci, mi ricordo il nome. Io del Canducci ho parlato con la moglie. Una donna splendida, una memoria di ferro, e vabbè, ed è morto là. Piracini Mario era il segretario del direttore generale della FAI Concordia, l'ingegnere, non mi viene il nome, non mi arriva, e parlando poi mi arriva, il quale annusa, non so come dire, capisci che c'è un clima pesante in FAI, al punto che appunto Gori, Canducci e Piracini è già come segretario suo in direzione, l'ingegnere Lusperli, ecco il nome, Lusperli. E Gori, che facevano parte, diciamo, della commissione interna, diciamo, ma non c'era, insomma, erano poi rappresentanti, vanno su in direzione e Piracini, che sapevano che c'erano i nazisti lì, con il mitra sul tavolo, no? Dice che a un certo punto gli ha fatto un segno, prima che loro entrassero nell'ufficio, come per dire, dati via, è un tranello, ma un'imboscata, non so come dire. Loro capiscono, non capiscono. Gori me l'ha raccontata, ha detto, ma tu non hai capito, basta, e come metti lì, come fai a capire se è vero o non è vero? Cioè, noi siamo stati chiamati, entrano e trovano il direttore Lusperli, trovano i fascisti e trovano i nazisti e li arrestano tutti. Arrestano anche il segretario, che non aveva fatto niente di particolare, solo perché li aveva avvisati o aveva tentato di avvisare. Ecco, questa è la storia dello sciopero del dicembre 43, di cui nessuno prepara o pochi, ma ha avuto innanzitutto i primi tre deportati della Repubblica di Sesto. E poi è un preludio al grande sciopero del marzo 44, perché promettendo tredicesime e quant'altro, soldi, roba da mangiare per i propri bambini, pane, insomma tutta una serie di situazioni, non avviene nulla di tutto questo,
e quindi tra gennaio e febbraio matura l'idea del grande sciopero. E il grande sciopero parte, quello del marzo 44, parte il primo marzo del 44. Qui si potrebbe stare qui fino a mezzanotte a parlare di come è stato organizzato questo sciopero. Innanzitutto io vi devo dire una cosa, sono sempre rimasto molto meravigliato, positivamente ovviamente, che tutta l'Italia del centro-nord, partendo dalla Toscana, la Galileo Galilei, le grandi fabbriche tessili, arrivando su verso la Liguria, verso, non parliamo poi del triangolo industriale, tutti bloccano le fabbriche il primo marzo del 44 al suono della sirena delle ore 10. Ora voi pensate che loro non c'erano né cellulari né nulla, ma come poteva essere con un'organizzazione clandestina così ben fatta? Evidentemente non lo so, non riesco a dare una spiegazione. Contemporaneamente a Sesto, a Milano, a Torino, a Venezia, a Verona, a giù, partono tutti lo stesso modo. Come può essere? Quindi c'è stata, secondo me, una iniziativa clandestina notevole di cui nessuno parla. In effetti non ci sono neanche documenti, perché ad esempio ci sono dei fogli clandestini, non ne abbiamo qualcuno, ma non viene né citati né i partiti né niente, viene citato in modo anonimo comitato di agitazione. Comitato di agitazione chi era? Tutti o nessuno, cioè, che qualifica è? Allora dietro poi si è saputo dopo la guerra che nel comitato di agitazione prevalentemente c'erano i comunisti, un po' di socialisti, qualche cattolico eccetera, qualcheduno del, come si dice, della, vabbè, adesso di un altro partito che non mi viene, erano piuttosto intellettuali, questi non facevano tanto parte del mondo operaio. Allora, questi qui, il primo di marzo 44, al suono della sirena delle ore 10, che suonava ogni mattina alle ore 10, per provare che funzionasse, perché se arrivavano i bombardamenti, la sirena suonava e tutti scappavano nei rifugi. Quel suono della sirena è stato il segno. E pensate che ha funzionato in tutta l'Italia centro-settentrionale. Io continuo a rendermi conto che l'organizzazione che c'era sotto è stata tale che noi non volevamo andare fieri, noi popolo italiano. Ma come può essere? C'era mica il cellulare, c'era mica le cose. Radio Scarpa funzionava, biglietti clandestini, qualche camionista che andava avanti e indietro, che passava minuti, non lo so, me l'immagino io, ma ragazzi, si parla dai 200 ai 300 mila lavoratori che si fermano, sono mica quattro gatti, sciopero, e lo sciopero diventa ovviamente, dopo il fallimento del dicembre 43, lo sciopero diventa essenzialmente politico. Ci sono delle richieste in latte per i propri bambini, pensate, il mangiare, e niente mercato nero, perché naturalmente se li beccano li arrestano, aumentare le razioni delle tessere annonarie, gli orari di lavoro che aumentano da 8, no, non sono mai state 8, 10 o 12 ore, le fabbriche vengono militarizzate, ci sono degli ex ufficiali in pensione che sovrintendono alla disciplina e chi non fa giudizio viene minacciato di essere mandato in Russia. Cioè si sta molto male. A guardare le foto degli operai di allora, no, o vestiti bene con la giacca oppure vestiti, tu li vedi molto magri, le giacche sono molto lasche, cioè si vede che è gente che patisce la fame, non ne può più, perché anche chi ha qualche soldo, che va in Brianza o in Bergamasca a prendere da mangiare di straforo, può essere arrestato e mandato in galera. Quindi c'erano rischi dappertutto, era una vita impossibile. Allora questo sciopero qui diventa politico perché essendoci una vita impossibile ed essendoci un esercito che si opprime oltre ai nostri fascisti, no, diventa un clima impossibile da vivere. E quindi alla fine del manifesto clandestino
c'è né un uomo né una macchina in Germania, perché loro, i tedeschi, sapendo che qui gli scioperi ormai non riuscivano più a controllarli, portano via le macchine perché in Germania non si sciopera. Naturalmente portando via le macchine è una minaccia tremenda, e qui gli operai, i lavoratori si dimostrano classe dirigente, perché né un uomo né una macchina in Germania vuol dire no, voi non portate via le macchine, perché sennò rimangono le mura, le macchine finisce la guerra, noi siamo pronti a ripartire. Guardate che queste cose qui, io le dico magari un po' di corso, perché, ma guardate che sotto c'è tutta una tematica, una forza politica, una visione del mondo veramente impressionante, secondo me, impressionante. E quindi nasce questa idea del grande sciopero. Il marzo 44 diventa il centro di tutto, viene citato dal New York Times, viene citato dalla Pravda come esempio. Ma adesso lasciamo stare i giornali. Lo sciopero del marzo 44 è uno sciopero di cui l'Italia ne deve andare fiera, perché nessun'altra nazione in Europa ha fatto ciò che ha fatto l'Italia. Il movimento partigiano sì, c'era in Jugoslavia, sì, c'è stato. In Jugoslavia sono successe cose terribili. Ma come il movimento partigiano, perché non c'erano di fabbriche, poche o meno, no? In Italia invece, vedete, una delle immagini che bisogna diffondere ed essere contro quelli che oggi continuano a mettere uno contro l'altro, i fascisti contro i partigiani, eccetera, eccetera, è una cosa terribile. Ma questi operai, i nostri padri, eccetera, hanno scioperato, hanno staccato la corrente con le mani nude. Guardate che cosa, una cosa a pensarci bene. Gli operai non hanno sparato un colpo, non avevano neanche le armi, no? Hanno scioperato con le mani nude, ma in certi contesti anche questa roba qui viene sotto una doppia dittatura, in clima di guerra si paga. E quindi qui iniziano le grandi deportazioni. All'inizio li chiamano in fabbrica, negli uffici, la gente sparisce, qualcuno scappa, il clima diventa pesante, e allora loro cambiano sistema e restano di notte. Prima un po' d'acqua dopo. Restano di notte, cambiano sistema, metodologia, e mio padre, infatti, guarda caso, è stato arrestato di notte, non solo lui, no? E io ho sempre chiesto alle mogli, ma anche a quelli tornati, qualcuno è tornato, ma se non vi rendevate conto che un clima di guerra sotto una doppia dittatura, scioperare era considerato un grave atto di sabotaggio. E la risposta, che all'apparenza può essere banale, invece c'è sotto tutto, ma l'hanno fatto tutti, cioè si sono sentiti tutti uniti. Guardate che io, nel mio secondo libro che ho fatto sulle testimonianze dei familiari, ho chiesto alle vedove, ai fratelli, ai figli, soprattutto le vedove, se non si sono mai pentiti, o comunque, o se però tuo marito, lo so, tuo papà, eccetera, se non facevo lo sciopero magari se la cavava, cioè non avete mai avuto questa idea, e però se non si sbilanciava troppo, se si metteva in malattia, tanto per dirne una, no? Le risposte che mi hanno dato le donne, le vedove, no, mi hanno detto, e tutte, ma tutte, guardate che è una cosa, è commovente, io non so darò che, hanno detto, io di mio marito sono orgoglioso, e l'hanno perso nei lager. Questa è una cosa importante. Lo sciopero del marzo 44 ci sarebbe da parlare molto, insomma, la collaborazione delle fabbriche, a dare gli indirizzi delle persone andando ad arrestarle, perché i fascisti, se vanno ad arrestare uno dove abita, gli uffici personali, però non tutti gli uffici personali,
Ad esempio, noi abbiamo un capo del personale della Brede che è stato deportato, evidentemente questo. Poi gli operai, benissimo, però ci mancherebbe, ma non vari operai. Però la Breda ha avuto 8 deportati ingegneri, quindi c'era proprio, io parlerei più di classe lavoratrice che operai in senso stretto, perché lì c'era dentro ragionieri, c'era dentro tecnici, disegnatori, cioè c'era un'amalgama di situazioni, eccetera. E quindi, io vado avanti. E quindi questa storia dello sciopero del marzo 44, con tutte queste riflessioni che ho cercato di dare, ma ce ne sono altre, ma io adesso andrei avanti perché sennò qui la finisco qui, fatemi magari delle domande, eccetera. No, non è finita, naturalmente il contraccolpo è violento, no? Allora si diceva la classe operaia si era un po' come fermata, bloccata, tutti i meccanismi clandestini erano un po' a pallino, insomma. Però poi arriva questo grande sciopero, grande per le modalità che sono state attuate, lo sciopero del 23 novembre 1944 alla Pirelli, anche lì nell'ambito dei scioperi che anche la Breda aveva scioperato, mica solo la Pirelli, no? E lì a mezzogiorno del 23 novembre 44, che era un venerdì, entrano i camion con sui nazisti, la gente, gli operai, i lavoratori stanno andando a mangiare, qualcuno già in mensa, qualcuno sta smontando dalle macchine, eccetera, e arrestano tutti quelli che trovavano, come il rastrello, no? 183 persone caricano sui camion, no? Li portano a San Vittore, stanno lì un po' di giorni e poi il 28 novembre, dopo che Alberto Pirelli è stato uno dei padroni più illuminati rispetto ad esempio ad altre fabbriche, adesso ricordo, non voglio fare i paragoni, non sono una idea, però Alberto Pirelli, ad esempio, c'è un documento che è in mano in cui lui porta la stazione centrale non ebreo e dice di partire per Roma e poi andare in Sud America, gli dà i documenti, i soldi e tutto. E Alberto Pirelli viene minacciato da un SS, un capitano, in cui questo qui urlando dice che Alberto Pirelli dovrebbe essere portato nei lager come tutti i suoi operai. Quindi Alberto Pirelli si è speso molto, infatti da 183 ne sono partiti 166, è riuscito a bloccarne qualcuno che magari o era malato o aveva tanti figli, non lo so, criteri si intuiscono ma non si sanno esattamente. Partono il 28 novembre con lo Scalofarini e avevano delle testimonianze drammatiche, arrivano, il viaggio è lungo anche perché Arezzato in provincia di Brescia la ferrovia è tutta sotto sopra, li mandano in un cascinale di un gerarca fascista, stanno lì qualche giorno, poi ripartono con i bus e vanno a Trento, riprendono il treno e vanno a Innsbruck. A Innsbruck, noi avevamo ricordato anni fa che lì c'era un campo di smistamento e da lì poi sono partiti tutti per i vari lager, eccetera. Questo è stato considerata l'età, considerato il periodo, considerato che nessuno è finito Mauthausen, e anche qui ci sarebbe da discutere, eccetera, infinitamente, perché nessuno è Mauthausen? Tranne uno, il quale l'hanno visto mettere una bandiera rossa quel 23 novembre lì sul pennone, il capannone, ma non so, la caldaia, eccetera, quello lì l'hanno adocchiato, l'hanno beccato e finito Mauthausen, tutti gli altri no a Mauthausen, perché era più bisogno a Mauthausen, o era meno bisogno, era bisogno di fabbriche, quindi Buchenwald, Dora, sotto le gallerie, eccetera, e quindi questi qui sono finiti lì a lavorare in modo massiccio, ma vuoi perché il periodo era poco dopo era Natale, va bene, Natale il lager
non lo conosce, intendiamoci, però voglio dire, insomma, poi loro stessi a un certo punto, da gennaio a febbraio, hanno capito che era più niente fa, e hanno oggettivamente, si può dirlo, insomma, anche perché me l'hanno detto, hanno un momentino mollato, insomma, o per rifarsi una coscienza, o per riuscire a trovare il momento di scappare, insomma, le cose sono tante, insomma. Però è stato uno sciopero massiccio in cui per la prima volta i nazisti entrano in fabbrica ad arrestare i lavoratori. Questo è stato l'ultimo grande sciopero di... Ecco, io quando parlo di questi scioperi naturalmente parlo sempre dell'area industriale di San Giovanni, che non vuol dire che parlo di Sesto, eh. Attenzione, l'area industriale vuol dire la Breda 14.000 lavoratori, la FAG 9.000 lavoratori, le Marelli 6.000 lavoratori, la Pirelli 12.000 lavoratori. E qui erano come una grande calamita, gente di Cinisello, di Corone, di Brughero, di tutti i sonchi, arrivavano dalla Bergamasca, dalla Bresciana, no? Mio papà ad esempio è venuto a Sesto a lavorare, ma lui è nato nella Bergamasca, cioè per dire, ma l'area industriale di Sesto non vuol dire parlare di Sesto, anche ovviamente di Sesto, ma proprio, e infatti sono coinvolti, l'ultima cosa che mi viene in mente, a Cologno, diversi anni fa avevamo fatto un monumento, un melograno molto bello, che significa prole, significa vita, con 9 colognesi morti nei lager, insomma. E Cinisello sono 51, Monza sono 90 eroti, insomma, no? Quello sciopero lì del marzo 44, nel solo mese di marzo, a Sesto, San Giovanni, incontrato proprio a Sesto, città, 220, o gli elenchi, 220 deportati ci sono stati. Milano e provincia, quindi, nel solo mese di maggio 500 deportati. Guardate che sono cifre immense, sono cifre straordinarie. E questo è il tributo che hanno pagato i nostri bisnonni, eccetera, insomma, tutti i nostri che hanno, io lo dico sempre ai ragazzi e dico sempre la battuta, guardate che tutta sta roba qui mica l'ha studiata sui libri, perché la maggioranza delle persone, e io ho fatto anche questa analisi, ha fatto la terza e quinta elementare, però con questo non voglio dire che non si deve studiare, attenzione, però voglio dire la situazione reale era questa, perché l'hanno vissuta sulla loro pelle, e quando c'è di mezzo la famiglia e quando c'è di mezzo tutto, tu non ne puoi più, devi fare qualcosa, ti guardi con gli altri, c'è un associazionismo forte, questa è la forza di quello sciopero lì, di tutti gli scioperi, ma di quello in particolare. E quindi l'Italia non dovrebbe andare fiera di questo, ma purtroppo, ma non voglio finire in polemica, perché non mi piace, anche se è doveroso dirlo, non ne parla mai nessuno, no? E non so, forse Lidia Saruffi, chissà se un domani qualcuno parlerà di questi scioperi, no? Di questo atto politico fondamentale contro chi si schiacciava sotto il suo tallone, questa cosa bisogna dirle, ottimo, con dei paroloni anche se occorre, perché questa è la realtà. Va bene, io devo ancora un po' d'acqua, sono, se magari dopo tu qualche ore di 5 di un'ora con l'acqua di umana, per adesso avrei terminato. Grazie Pino per la passione con la quale ci hai condotto in questo percorso. Io prima ho visto una mano alzarsi, Gabriela, non so se ho visto bene, che voleva forse fare una domanda. Sì. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Aspetta che arrivo. Sì.
Ti senti? Sì, un po'. Oh. Sì. No, basso, sono sull'iPad, mi avvicino di più, no, non vorrei intromettermi. Faccio parte dell'arte di Bellusco. Abbiamo, spero presto, mettere una pietra d'inciampo per un ex operaio della Falck che lavorava lì, che è stato deportato, come ha raccontato il compagno poco fa. Se volessimo avere più informazioni, a chi dobbiamo rivolgerci? Siccome ho scritto a Lampi di Sesto, non mi ha risposto nessuno. Ho scritto lì al centro, cos'è, per la resistenza, non mi ha risposto nessuno. Da chi posso andare? Devi telefonare all'ANL che qualcuno ti risponderà. Va bene, l'ANL di Sesto? Perché se ho un deportato, Bellusco, so che qualcuno di Bellusco, ma adesso non sono un mandracchio. No? Va bene, allora ci sentiamo. Diciamo, grazie. Avete non sbagliato l'indirizzo, va bene, l'ANPI per amor di... Però l'ANL è l'Associazione Nazionale dei Deportati. Ampia Associazione Nazionale Partigiani Italiani, che è tutto un altro mondo. Sì, lo so, tranquillo. Sì, sì, d'accordo. E poi comunque c'è anche un comitato delle pietre d'inciampo di Monza. Noi che siamo di Milano facciamo riferimento al comitato pietre d'inciampo di Milano, e quindi c'è Marco Steiner che fa da referente. Il presidente del comitato di Milano è Liliana Segni, ma anche mi sembra a Monza c'è questo comitato Pietro d'Inciampo. Sì, lo conosco, grazie. E dentro anche la Milena. Sì, a Monza, sì. Monza Brianza anche, sì. Sì. Quindi, paesi che hai detto prima, fa parte di... Loro hanno fatto un bellissimo busto della memoria, e quando stamattina ho visto Draghi parlare mi sono commosso, perché va bene tutto, e ricordare va sempre bene, però bisogna cominciare a guardare al futuro. L'idea del bosco guarda al futuro, perché affonda le radici nel passato ma si sviluppa nel futuro, e la vita del bosco è molto più lunga della vita di un uomo, questo bisogna ricordarselo. E quindi questo è il senso della memoria. C'è Milena? Sì. Ciao Milena! Ho chiesto, non mi rispondo. E non ho messo il microfono per cui. Metti il microfono, Milena! Sì. Ciao Peppino! Ciao a tutti! E se tu non sei arrivata adesso? No, è già un po' che ci sono, ma non è. Volevo dire, rispondere che io sono presidente del comitato delle pietre d'inciampo per Monza e Brianza, e quindi ci si rivolge a noi, ci si rivolge al proprio sindaco, il quale poi si mette in contatto con il comitato. Volevo rispondere appunto al comitato di prima. Bene. Non so se sono stata chiara. Quindi comunque, per avere notizie di quanto è portato lì, parli con l'ANE. Beh, mi mandi una mail, l'indirizzo, io ti rispondo. Milebracciolalibera.it. Ok? Ho visto che c'è Gabriele che vorrebbe prendere la parola. Sì. Ciao Peppino. Gabriele. Porca, come va? Va. Andiamo. Chiamato da questa roba qui, insomma, comunque, dai. Io ti devo una cosa, se puoi dire qualcosa su questo fatto. Cioè, quando la gente veniva deportata, veniva portata via di casa, diciamo, no? Certo, era un problema grosso per loro, ma però lasciavano a volte la moglie, i figli, magari senza lavoro. Ecco, cosa c'era attorno a queste persone qua per poterle aiutare a sbarcare il lunario? Perché è una cosa a cui in genere non pensiamo, no? Cioè i familiari che vengono lasciati a casa quando uno viene portato via, e magari era l'unico sostegno di famiglia, era lui che lavorava, insomma, poi poteva avere la moglie,
due figli, tre figli, alcuni allora le famiglie erano anche numerose, no? Ce ne avevano tanti. Ecco, cosa c'era attorno che aiutava queste persone qui? C'era molto, sì, non idealizziamo nulla perché io sono contrario alle idealizzazioni, però i dati di fatto sono questi, quindi parlo con i piedi per terra, anche perché ho parlato con il secondo libro, non perché volevo pubblicizzarlo, insomma ho parlato con 99 familiari, quindi insomma la maggioranza delle quali erano donne, compresa mia mamma, e naturalmente hanno dovuto arrangiarsi. Allora, il primo impatto è i vicini di casa, perché poi magari qualcuno ha i figli piccoli, allora comincia a curarli, e poi cosa qui cosa fa? Va in breda. Una cosa interessante è questa, è bella la domanda che mi hai fatto perché mi apre uno squarcio. Io avevo diverse lettere, non una, mandate dalla caserma Umberto I prima di partire o dal carcere di San Vittore o da altre zone, insomma prima ancora di partire e andare oltre i confini, avevo diverse lettere, biglietti mandate da questi operai, lavoratori che poi vanno ingoiati nel nulla, come bisogna, perché se sei a finire. Beh, su questi biglietti qui non c'è nessuna ispirazione poetica, ma proprio, no, adesso non so come mi viene a fatica questo tipo di concetto, cioè con un bel linguaggio, io ho fatto questo per la mia, no, non c'è niente di tutto questo, non c'è niente di tutto questo. Cara moglie, vai alla breda, parla con il capo del personale, nel mio credenzino ci sono i miei stivali, c'è il mio coso, e poi passa all'ufficio personale a prendere la mia quindicina che mi spetta. Cioè il senso del, non sono non è un'unica lettera, sono diverse, non tutte, ma sono diverse comunque, di essere pratici, di andare dove lui lavorava, eccetera, eccetera, per recuperare i soldi, vestiti, roba, eccetera, eccetera. E questo potrebbe essere importante. Quindi non sono lettere che ti esaltano, sono lettere pratiche, non so come dire, insomma. Poi però, naturalmente, dopo aver risolto il problema dell'armadietto e la quindicina che il capo del personale in qualche modo te lo fa avere, poi sei ancora punto a capo. Allora qui gioca, da un lato, la di casa, diciamo, non tutti, ma insomma una parte, una buona parte, soprattutto per chi aveva figli piccoli. Ma poi quello che è stato, io ho trovato dei nomi di deportati, no, su dei bigliettini piccoli scritti quasi grandemente, no, con scritto non so, invento i nomi, Brambilla eccetera, 50 lire, 100 lire, cioè nasce un po' mitizzato come espressione, però ci può anche stare, il soccorso rosso, cioè questi compagni di lavoro, queste persone qui rimaste, che in qualche modo aiutano la famiglia, aiutano. È chiaro però che questa roba qui dura quanto dura, poi si devono arrabattare. Non so, fate un esempio, mia madre l'inverno del 44 mi ha mandato, che era terribile, e forse pensavo di come chiede che chi a Milano si è scontrata, no? E mi ricordo che mia mamma, io avevo quindi 5-6 anni, me lo ricordo bene, mi ha detto adesso gli altri, cioè mio fratello ha 6 anni più di me, non c'è più, e di sera tardi, già le 10, le 11, non so, gli altri, vabbè, dovrebbe dire in milanese, voi altri state qui, io vado fuori, noi capivamo, le borse, allora non c'era la plastica, erano borse di borsacce, borse di cuore, borse, cioè, lì partivano, sai dove andavano? Andavano sul viale Sarca, dove c'è il grande mega alberto, il grande mega albergo Torretta, no?
lì la Breda la trovi a sinistra, a destra trovi il grande albergo, no? Dietro la chiesetta, non so chi conosce quella zona lì, dietro la chiesetta passava il trenino a vapore con su diversi decolini, vagoni, e dentro c'era gli scarti della produzione della fonderia, la Marogna noi la chiamavamo, no? Però questo qui quando usciva, ed è lì la cosa straordinaria, di questo bisognerebbe parlarne, ce ne sono tanti episodi straordinari. Ste donne acquattate, mi verrebbe da dire, lì vicino dove c'era la torretta, era un caseggiato popolare, non so, c'erano degli accordi tra l'operaio che portava fuori la Marogna, tra quelli che erano lì che vivevano, e le donne che arrivavano un po' da tutta Sesto, non so, no? A un certo punto questo qui attraversa il Viale Sarca, lì dove si entra alla Coppa, dove c'è la chiesetta, si guardava in giro, ma l'immagino la scena, io non c'ero, a un certo punto non c'è più nessuno, e il rovescia uno o due vagoncini, ma dentro non c'è la Marogna, c'è il coc, il carbone, tutti a tirare su la roba, tutti a tirare su, e poi lì a scappare. Quindi mia mamma mi ricorda che una volta è venuta a casa con un borsone pieno che ne faceva una pelle a portarlo con dentro il carbone, perché non avevamo nulla per scaldare. Quindi anche questo è un aspetto. Ma tu pensa, quello della Breda che è d'accordo, ma con chi? Con le donne, ma le donne sono tante, sono diverse. E allora sono d'accordo con qualcuno della torretta, no? Cioè, ma nessuno sa niente. Ci sono gli episodi, e tu dietro questi episodi vedi tutta, immagino, un'organizzazione. Poi mia mamma, io parlo per mia mamma, perché eri un fiore, no, che guardavi tanto in giro. Mia mamma si è cominciata a saldare le bambole, un odore di acetone, di roba chimica, eccetera, perché lei attaccava le braccia e le gambe alle bambole che poi dopo vendevano, e prendeva un tot, cioè ci si arrabattava così, insomma, ci si arrabattava così e poi. Quindi io lo dico qui perché non lo dico quasi mai, io ho patito la fame, io anche nel 46-47, non lo so adesso il 48, la sapere, io aprivo il cassettone del codice e dentro non c'era niente, nella nicchia eccetera aprivo, no, non c'era niente, io patì la fame. E allora andavo dal panettiere che mi dava le croste, il sacramento che era, però lo ringrazio lo stesso, le croste della castagnaccia, lo salutavo e mi dava le croste. Cioè voglio dire, c'era tutto un aspetto dei vicini, dell'arrabattarsi tu, perché non sei più il marito, ma tu vieni. E poi subito dopo, questa è una cosa veramente straordinaria, subito dopo la guerra il nostro amato sindaco Avramo Ondrini, tutte queste donne, tutte, tante, non so quanto è riuscito, no? Le ha collocate, lui è diventato sindaco, un po' nel comune di chi è là, insomma, due sapeva. Io mi ricordo che nel 48, 49, 50 andavo alla mensa dell'ECA, ente comunale di assistenza, a dare una mano a mia mamma, eccetera, a servire i piatti. E a loro c'era una mesiera della Madonna, a servire i piatti sui tavoli delle persone che avevano perso l'ora, perché anche a loro si perdeva l'ora. Ma come si perdeva? E anche le persone le vedevi con la testa bassa, umiliati un po'. Ecco, questo era un po', ma così, te lo metto lì così, il clima della post-deportazione, insomma, non so come dire. E io l'ho vissuto da ragazzo. Quando è stato arrestato mio padre, noi eravamo sfollati in Brianza,
in una casa di contadini e mia madre che faceva la ricamatrice aveva due mani preziose, è andata a lavorare in campagna, insomma, andava a raccogliere la frutta, a mettere il grano e così. E poi noi eravamo a Zoccorino, non so se sapete dov'è, e lei andava a Seregno in bicicletta da nostri parenti che vendevano all'ingrosso, si metteva una gonna molto larga, loro le davano, insomma, a prezzo molto scontato, il sale, la pasta, perché il sale non si trovava, il riso, le patate ce le davano i contadini, sotto la gonna e in bicicletta si faceva chilometri e chilometri a piedi e poi vendeva questa roba che riusciva a portare in cascina ai contadini e sempre col terrore di essere fermata dalla polizia e di essere arrestata. Non è mai successo e così, insomma, noi siamo vissuti finché finita la guerra. Poi avevamo anche dei parenti che erano sfollati con noi e il fratello di mia mamma in modo particolare ci ha aiutato moltissimo, anche lui non lavorava più, però lavorava in campagna e quindi ci aiutava in questo modo. Stai ancora parlando, Raffaella? No. Io avevo i nonni, sono una bergamasca, perché mia mamma è venuta da lì, quindi quando mio padre l'ha conosciuto l'ha portato a Sesto, e aveva la mucca e quindi ogni tanto nella valigia c'era dentro qualcosa da mangiare, ma lì bisognava stare molto attenti, come diceva Raffaella, perché se ti beccavano andavi in galera, insomma ti requisivano tutto, tra l'altro. Quindi gli anni, non so come dire, io non so chi ha visto, io non li ho vissuti dei ragazzi, quindi non c'è dormite, no, non so come dire, insomma, ma le persone un po' più anziane, eccetera, un po' più mature, eccetera, io dico che il 44, fine 43, 44, 45, devono essere stati un periodo terribile, terribile sotto ogni aspetto, sotto ogni aspetto. Ma c'era di tutto, c'era quello che ti dicevo io della solidarietà, ma c'era anche la divisione nelle famiglie, no? Mia madre, che mia nonna, che di fronte alla notizia che mia madre dà a lei che suo figlio è stato deportato, sai, con quelle idee che aveva, cioè nella mamma prevaleva ancora nel 44 l'ideologia, che lì con quei dei misi che avevano le racà è una mamma, oppure di uno di Brugherio, il cui cognato, cioè il marito già deportato, è già matato, cioè, e il cognato non si fidava, pensava che non fosse vero, che lei nascondesse il suo marito, e lei ha dovuto cacciarlo di casa, ma lo tormentava sto uomo. Quindi ci sono anche questi aspetti brutti, terribili, veramente anche da un punto di vista non familiare, sì, boh, insomma, cioè è complessa la cosa, è complessa, che non vuol dire che allora non bisogna, però le realtà, le pieghe delle situazioni sono molte e bisognerebbe conoscere, credo che la nostra storia della resistenza, io adesso dico resistenza, non dico più deportazione, se non cominciamo a entrarci nelle pieghe, negli anfratti delle storie degli uomini, non riusciremo mai a capire la resistenza. Io la vedo sempre di più così. Una delle cose che mi vengono, fino all'anno scorso non lo dicevo mai, ma adesso questo sciopero con le mani nude, ormai il dici sempre, perché mi ha sentito quel che si dice sui partigiani e cose, uno contro l'altro, i nemici, il sangue dei vinti, tutte queste robe, cioè, ma queste persone pativano la vita, ostia,
mi riuscivo neanche a mantenere la famiglia oppressata dentro nelle fabbriche, ma come se poteva andare avanti in scena, ma lo sparà a fermare macchine, che è un segnale straordinario. Io non devo più produrre le armi, che sono la fonte della nostra disgrazia, perché la guerra la continua. Io quindi non produco più le armi. E cazzo, guardate che è un segnale, non l'ha studiata da qualche parte, è venuta fuori. È venuta fuori, però queste robe qui se non si sanno, se non si conoscono. C'era la storia, è piena di cose importanti, erano degli eroi, ma no, non erano degli eroi. Erano delle persone normali che in quel momento storico hanno fatto una scelta giusta. Ecco la spiegazione. Hanno fatto una scelta giusta. Perché ha combattuto al futuro con le armi, ma con la propria pelle. È gente che ha combattuto non con le armi, ma con la propria pelle. Attenzione, non passiamo neanche il segnale che erano votati, come si dice, per la Shoah, cioè, no, hanno combattuto, hanno fatto, cioè hanno tenuto duro. Cioè io quando com'era il clima il primo giorno dello sciopero? Com'era il clima? Ho chiesto a più di una persona, com'era il clima? E sì, si è fermato, io ti ho sentito i capannoni, quei capannoni lunghissimi, un silenzio anormale, non mi ricordi, no, un silenzio in sci, in quei capannoni. E allora tu cos'è? Quando arrivò i fascisti, il capo, dice di pensare allora, ah guarda, chi succedeva di tutti? Allora, c'era gente che andava al gabinetto per non farsi vedere, ma era così l'anima, no, era perché era così. C'era gente che faceva finta di cercare nei cassetti delle cose alla morsa, gli attrezzi, pur di non guardare in faccia. C'era gente invece che mandava a quel paese il fascista. C'è uno frastagliamento di situazioni, perché uno poi ha la sua vita, ha la sua famiglia, ha le sue idee. Tanto magari non le hanno neanche, non lo so. Cioè, ma queste cose non vuol dire smitizzare. Vuol dire raccontare la realtà, perché se tu racconti la realtà così rendi più credibile tutto. Io mi ricordo, forse te l'ho già detto, in questo caso parlo con vabbè, non mi ricordo il nome, Gabriele. Io quando sono andato a parlare sia con i deportati che con i familiari, insomma tra deputati familiari, una cinquantena, 90, ma circa 50 persone, vabbè, sono un numero abbastanza rilevante. Non l'ho sempre chiesto, non so se ho fatto bene o non chiederlo a tutti e metterlo nelle testimonianze, ma io quando chiedevo a loro, mi capitava, non l'ho sempre fatto, deportati e vedo io comunque familiari, ma prima di me chi è venuto a chiederti la tua storia, la storia di tuo marito? Peppino, tu sei il primo. Erano metà degli anni 90. Io sono sempre convinto che i ritardi si pagano. Basta, secondo me, fare dei titoli, dei cose, eccetera. Bisogna andare dentro e conoscere la realtà nella loro complessità, che non vuol dire sminuimento, no. Vuol dire rappresentarmi la realtà, no? E allora vedi tutto ciò che... Perché poi vedete, io ho intervistato diversi deportati, andavo nelle scuole, vabbè, adesso Sinavelli, magari tante volte, vabbè, oppure Gibellino, oppure altri, oppure qualche morto l'ultimo, Aratti, eccetera. Però vedete, loro mi hanno fatto la testimonianza. Un dì a Camille o all'Ale da fare la testimonianza. E sono più dalla più fa la prima volta. Ma sapeste quante cose mi hanno detto fuori della testimonianza? Cioè, bisogna andare in giro con un registratore e continuare a registrare ciò che ti dicevano che non appare nella testimonianza. E quindi viene fuori un mondo, no? Così, forse ho parlato troppo, mi fermi.
Mi sembrava di aver visto Claudio Rosato che voleva fare una domanda, forse. Sì, sì, ogni tanto va e viene la voce, per cui magari ha già detto questo rispetto agli scioperi e quindi se ne è già parlato, mi scuso. Volevo chiedere, una delle conseguenze quindi di questi scioperi era spesso la deportazione degli operai, ok? Allora, decine, se non ho capito male, e a volte anche centinaia, a seconda è chiaro che fabbriche torinesi sicuramente sono stati anche centinaia negli scioperi del 44. Ecco, ma mi domando, c'era un criterio per scegliere, per selezionare da parte dei nazifascisti questi che erano da deportare, o si tirava a caso? Dall'arresto, sempre dalle testimonianze, da come l'ho capita, da come l'ho tirata fuori, l'arresto è, secondo me, delle persone, cioè il definire Brambilla, Rossi, Verdi, eccetera, da deportare, è l'arbitrio più assoluto che è successo nelle fabbriche. Ma voi vi immaginate che il fascista dice al caporeparto o al direttore di fabbrica: vogliamo 30 nomi di questo reparto, perché l'ordine arriva da su, no? Io sono il capo turno, capo reparto, devo dare 30 nomi, 20 nomi, non so quel che è, ma con quale criterio do i nomi io? Allora, se c'è qualcuno che mi è sempre stato sulle palle, quello sarà il primo, perché è così la vita, e quindi quello lì è il primo. Però ci sono altri, no, ma che nega Cinci, no, che l'Indu, no, che nonni. Ma voi considerate che la vita di ogni persona era legata a come la vedeva il caporeparto o il direttore di fabbrica? È l'arbitro più assoluto. Non c'era nessun criterio, se non per qualche personaggio abbastanza segnalato o così. Però nella massa della... Perché tu parlavi prima... Guarda che forse non mi sono spiegato bene, non mi sono espresso bene. Guarda che negli scioperi del marzo 44 Milano e provincia ha avuto 500 deportati e Sesto nel solo mese di marzo 220 deportati. Se non è questa una massa, cos'è? E se non è una massa dove si rastrella l'idea del rastrello, cos'è? Cioè, capite che è una cosa difficile, cioè hanno fatto un rastrellamento inumano, non so come dire, con sotto delle pieghe di cui tante persone dovrebbero vergognarsi o avrebbero dovuto vergognarsi, no? Cioè, una delle cose che mi colpisce sempre, finita la guerra, ma quanta gente ci sarà in giro, no? Che avrebbe dovuto vergognarsi di quello che ha fatto durante la guerra. Ma anche quelli che a San Vittore segnalano tutti i nomi, no? Quello che segna gli ebrei senza mettere i nomi, compreso tre bambini e cinque donne. Ma il suo spirito, ma chi è questa persona che sfida queste robe? Ma cosa fa quando va a casa? Ma come può abbracciare i propri bambini, la propria moglie? Perché lui ha deciso in un foglio matricolare di mettere quelli lì, e quelli se ne vanno ad Auschwitz, no? Cioè, ma vi rendete conto che la dittatura porta anche a questi fatti? Tu sei costretto, diventi un gregario nel senso peggiore che termini, non puoi far nulla, non puoi far nulla, e tu sei costretto a fare cose che non avresti mai immaginato di fare. E io devo scrivere ste robe, 10 ebrei di cui 5 bambini e 3 donne, senza mettere i nomi, perché sono considerate carne da macello. Cioè, la dittatura è terribile, non bisogna mai arrivarsi. Bertolt Brecht diceva: guarda in giro, non lo guarda in aria, guarda davanti, perché se guardi in aria e altri se ne approfittano, cioè, con qualche errore, cioè, è difficile, no? È difficile spiegare queste cose qui, però io le vivo, le vedo, io vedere questi fogli matricolari
con su queste robe qui rimango allibito. Ma chi è che ha scritto sta roba? Ma era un padre della famiglia. Ma quando lo va a casa lo fa? In fondo è come il nazista che quando è là a Mauthausen, fatto il suo lavoro, fa 300-500 metri, va a casa nella sua bella villetta, porta i fiori, innaffia il giardino, un bacetto alla moglie, si siede, sente la musica di Bach, Beethoven, al mattino si alza o si mette la divisa e va a fare a Matato con il lavoro lì. Qui è pesantissima la cosa, ma in fondo quelli che erano qui cosa facevano? La stessa roba. Decidevano veramente di non sulla base di ora, sulla base di niente, sulla base di niente. Un di tutti. La coscienza nell'uomo è una cosa terribile. E per quello che la dittatura non bisogna mai arrivarsi, perché poi fai un compromesso con la tua coscienza che quasi sempre o spesso è al ribasso, altrimenti diventi un eroe. Non fai il compromesso così, lo fai in un altro modo, ti beccano e quel che sarà sarà. La dittatura ti obbliga a queste scelte, non bisogna arrivarsi quindi. Non lo so, adesso forse divago, non lo so. Grazie Peppino. Veramente sei toccato in alcuni passaggi quando dici della storia, cioè raccontare la storia degli uomini, penso che sia uno dei punti veramente importanti della narrazione, perché se non si capiscono questi passaggi, poi credo almeno non si riescono a capire gli altri, per cui veramente hai detto una cosa che è veramente importantissima. Grazie ancora. C'è qualcun altro che ha delle domande da fare? Eugenio. Ti leggo, Eugenio. Non so, adesso scrivo. Eugenio, ciao. Ciao. Volevo chiederti una cosa. Tu dicevi che gli scioperi del 43 erano stati essenzialmente spontanei, no? Quelli del 44 qualcuno li ha mossi, qualcuno li ha organizzati per poter avere uno sciopero che partiva più o meno tutti nello stesso momento. Rimono senza che tu te ne renda neanche conto, cioè ti scoppia quasi in mano tutto. Il marzo 44 è uno di questi e lo stimolo locale, però lì locale nel senso di due mesi eccetera, è il fallimento della trattativa sul dicembre 43, dove loro non hanno dato nulla.
e poi lui ha minacciato, quindi loro hanno capito di operare macchine veramente la fanno quei cose, la fanno quei cose. E quindi è una cosa che esplode, cioè se tu parli del 1944, non beh, quello del 1944 è dopo, tutta un'altra storia, ma quelli prima, se non parli di quelli prima non capisci perché è esploso il marzo 44, è esploso. Io provo a chiedere anche a gente di Prato, a gente di Torino, così nelle mie attività, poi è tutto uguale, sembra un disco rotto. Tutti essi sono della sirena, essi sono della sirena, la Madonna! Ma come faceva a trasportarsi da un posto all'altro così velocemente? Nessuno lo sa. Oppure questi manifesti clandestini giravano attraverso i camionisti, o non lo so che cos'altro, non lo so. Oppure, ma questo sarebbe una... sarebbe una ideologizzare oltre misura la grande organizzazione del PC che parte da Torino e arriva fino a Firenze. Ci credo sì, ci credo no. Ma sì, può essere, però ma, non lo so, non credo. Non c'è il microfono. Non c'è il microfono. Scusa, l'avevo speso. Stavo dicendo, ma né i fascisti né i nazisti non hanno avuto sentore di quello che stava succedendo, cioè riuscire a coprire uno sciopero di quelle dimensioni. Sì, qualche sentore l'hanno avuto, perché c'è stato anche qualche arresto alla fine di febbraio, quindi pochi, però cominciavano a capire che si muoveva. Poi ti devo dire una cosa, se l'aspettavano sì, se l'aspettavano no, perché il primo gruppo di operai della FARC arrestato a Sesto il 12 marzo, quindi lo sciopero finisce l'8, il 12 già li arrestano, gli elenchi non sono su dei fogli stampati, carcere di San Vittore, con le modalità, come ci si comporta, niente. Sembrava infatti carta da macellare, no? Fogli così, io li ho, non potete vedere, non erano preparati. Poi pian piano si sono organizzati anche loro, anche la parte avversa. Quindi anche loro forse non se l'aspettavano. Anche le modalità, ad esempio a uno gli ho detto, ma tu dove abitavi? Ma io abitavo, dunque, zona Marelli, ma un po' più in giù, Milano già. E come mai ti hanno portato alla questura di Sesta? Ah, su nomi. Tu no. Ma quindi ti sei andato sul campo? No, a pe. Gli era due carabinieri e tre o quattro di portà. Ma non è meglio non mi ingarire, però. Se che saltavo fa d'osso. Non so. Cioè, ma vi sembra possibile un arresto di questo genere? No? Tre o quattro deputati che vengono dal Nord Milano e mandano la questura di Sesto, anche lì perché era la questura di Sesto, e non Milano, un'altra questura, no? Con roba di quasi che un carabiniere ora fa così bravi, no? Cioè, veramente, capite? È così, ma anche perché probabilmente non pensavano di finire lì, non, perché vedete, ecco un'altra. Per chi è in come i cinesi, per una via l'altra. La maggioranza dei bigliettini, oltre che dire va nell'armadietto, eccetera, a prendere i miei stivali, fatti dare la quindicina, ti dico lì, no? È anche il fatto che ci sono dei biglietti che dicono ti manderò a casa i soldi, ci mandano in Germania a lavorare, meno male. Meno male nel senso che pagavano anche più sé. E non erano più coinvolti, ma nessuno aveva capito nulla di dove andavano a finire. Cioè c'è stata, questo cosa vuol dire? Che se invece l'avessero saputo, la storia la si fa con i secoli, ma però è così, insomma. Gli mandano in Germania a lavorare, addirittura in un biglietto di uno di Mozart e di Ali, credo, me lo ricorderò sempre, dice
cara moglie, ti manderò a casa i soldi. E le finì a Wusen. E le è morto due mesi dopo. Ti manderò a casa i soldi. Perché Ghera la nomea, che in Germania paga mei. Paga mei. Pagano bene. E quindi ci sono tutti questi aspetti un po'... Cioè c'è l'illusione. C'è l'illusione. E invece... Va bene, dai. C'è qualcun altro che desidera fare qualche domanda? Sergio Cogliati, se posso, ho alzato la mano. Ah, no, via, okay. C'è Claudio Rosato. Sì, sì, ero già intervenuto prima, ma una cosa. So che gli scioperi, ad esempio del 44, nelle fabbriche di Torino, le fabbriche, diciamo quelle più strategiche, mi risulta che fossero presidiate militarmente dalle truppe tedesche. È accaduto questo anche nelle fabbriche milanesi nel 44? Peppino, devi accendere il microfono. Allora rifaccio? Sì. Signorelli, che è uno della FARC, mi ha fatto tante belle testimonianze, mi diceva che il primo giorno, vabbè, è stato una sorta di sciopero in bianco. Sono lì a lavorare, poi fermano le macchine. Il giorno dopo tornano a lavorare, ma non entrano. Non riescono a entrare perché le portinerie sono bloccate da sacchetti di sabbia con di dietro delle mitragliatrici e dei soldati. E quindi loro cosa fanno? Signore, mi ricordo che mi dice, poi adesso arriva lì, ho visto di chi li udi, ma si ferma. Si ferma, loro mi senti altri, c'è tanta bacca. Cioè, non c'è stata una preoccupazione di dire, oh, ma chi è i militari? Chi ha le armi, cazzo, ma chi la va a finire? Ma no, da vacca. Quindi c'è stata questa roba qui, anche in Falchi. In Breda non ho testimonianze. Non che non sia avvenuto, ma non ce le ho. C'era Cogliati, giusto, che voleva fare una domanda. Chi è questo qui? Sì. Va bene, Cogliati. Se non posso rubare. Come no? Magari se il ritorno di quelli che sono ritornati. Vai, dai. Vai. Ho capito di quelli che sono ritornati, però. Sì, ritorno di quelli che sono ritornati. Tu hai fatto il primo dei tuoi libri solo. Sì, sì. Che trasporta e raccolto delle testimonianze. Però mi risulta, credo almeno di sapere, che la più parte di quelli che ritornavano non amavano raccontare molto. Sì, è vero. Perché ovviamente per tante ragioni, il trauma, il dramma, non ricordare doloroso, eccetera. Magari anche perché non osavano raccontare qualche gesto anche poco nobile che si poteva aver fatto nei campi di sterminio per salvarsi la vita in qualche maniera, no? Niente, la domanda che devo fare appunto, per quanto ti risulta, hai potuto capire dalle testimonianze, prevaleva la paura di parlare, no, non la paura, la non voglia di parlare, piuttosto che la voglia di testimoniare, oppure c'era un po' di tutto in queste cose qua tra quelli che tornavano, tra quelli che non sono riusciti a tornare? Ma questo è un altro tema interessantissimo che ti tiri fuori. Quando sono arrivati in Italia, quelli che sono arrivati, avevano la voglia, immaginarsi che voglia avevano, di raccontare tutto quello che era successo. Ma il clima qui non era idoneo per sentire le loro storie. Perché la frase più semplice, più facile era: ma la guerra l'ha colpito tutti, anche chi è stato bombardamento, anche chi è stato di morte, adesso è rivetti con lager, eccetera. Vabbè, dai, la sempre, chi la guerra l'è finita. E il deportato dice: no, ma il lager è un'altra roba, e il lager è un'altra roba, no, ma fa niente, è la guerra l'è tutti, no? Cioè, il deportato quando tenta di parlare non è creduto. Non è creduto.
cioè pensano che lui racconti delle cose esagerate o comunque eccetera, e quindi loro si rinchiudono in se stessi, non parlano più. Ecco perché la seconda maggioranza dei deportati per un bel po' di anni non parlano, al punto tale che io mi ricordo un deportato di Bellini che quando girava per Milano anni 50 e vedeva un certo Molteni che era un suo compagno di deportazione, no, lo vedeva da lontano, cambiava strada per non incontrarlo, per non cioè il clima in Italia non era idoneo, non era fruttifero, non so come dire, insomma, per sentire le loro storie, no? E loro si rinchiudono in loro stessi, non parlano, non dicono nulla. Naturalmente però il tempo è medico, insomma, non so come dirla, pian piano viene fuori che c'è la necessità di parlare, no? E quindi questa roba qui dura, però dura da 10 a 20 anni almeno. C'è stato Levi che ha scritto subito, c'è stato qualche altro deportato che ha scritto subito, ma poi tutto finisce lì. Non tanto perché gli altri ti volevano scrivere, no, tanti non hanno mai scritto, ma però la situazione è questa, perché non erano creduti e quindi loro si sono rinchiusi in stessi. Immaginate il dolore di questo, ma perché ti racconto una frase, guarda, di un deportato, comincia con la Z, mi ricordi più, era bravissimo, genuino. Alla Villa Zorna Sesto c'era la storia dell'Ampi, c'era il PC, subito dopo la guerra erano tutti russi, insomma. E allora scende, arriva, e c'è già la campagna elettorale, e arriva Giuliano Paietta, che era del Comitato Internazionale di Mauthausen. Lui era stato un grande antifascista, è stato anche a Mosca, la finì in galera, eccetera. E allora tutti, immaginarsi, stravedevano per Giuliano Paietta, perché era responsabile del Comitato Internazionale degli Italiani e quindi aveva fatto anche delle cose positive. E allora tutti vanno a parlare con il Giuliano e gli dicono: Giuliano, uè, e io quando è che parlo di nostre esperienze? E quell'anga risponde: senti, adesso che la campagna elettorale, no? Diede 48, eccetera, che è elezione. Dopo gli elezioni ne parlo. E sai cosa mi ha detto questo? Negli anni 90, sono chi e mo che aspetti. C'era Zerbinati, no? Sì, con la Z. Non era Zerbinati, no. Zerbinati, bravo. Zerbinati, sì. Grazie. Sì, cioè così. Non le hanno creduti e quindi, sì, quindi si rinchiudono in se stessi. Però guarda che il deportato, il disvenchiale o quello. Tu sei un sopravvissuto, eh? Sì, ma me il lager mi ha mai abbandonato. Questo per dire che chi ha fatto l'esperienza del lager è segnato per tutta la vita. Mm-hmm. Poi vabbè, il tempo attutisce, ma per l'amor di Dio. Non facciamone però, ragazzi. Sì. Guarda che c'è la Billy, sì, forse che voleva fare. Sì. Billy? Sì. Volevo chiederti, abbiamo sempre parlato del deportato, quindi dell'uomo, però sappiamo che ci sono state anche delle donne. Ci racconti un po' il discorso invece delle deportate, visto considerato che probabilmente loro sono state ancora di più colpevolizzate quando sono tornate a casa. Sì, le donne sono aggravanti in più. La prima battuta che ti posso dire, appena tornate, magari anche in buona fede, ma la battuta più frequente era: uè, come è andata con i tedeschi? Quindi uno schiaffo morale che è una cosa terribile, come è andata con i tedeschi. La donna ha subito la deportazione ed è più cogente, più impregnata di cose. Guardate solo il problema della come si dice, quando uno deve denudarsi, cioè si dice il problema della di non apparire, vabbè, adesso non mi viene la parola,
no? Cioè l'intimità, sì. L'intimità, sì. E quando sono arrivate a Mauthausen e poi ad Auschwitz, no? Le parolacce più brutte, più schifose le ho sentite nei lager, non parliamo degli sghignazzi, eccetera. Ecco il senso del pudore nella donna, è molto più elevato, insomma, che eravamo. Quindi l'umiliazione e l'umiliazione di essere venuti a casa come è andata con i tedeschi, insomma. Ma che manterranno a Zurich, a Zurigo, un'altra, no, ha sbagliato purtroppo chi. No, ma cioè, le battute sono di una, cioè è come se fosse andare in ferie, poi se andai in un posto se andai in un altro, no? Oppure quando d'altri si era da svuotare il carrellone con dentro le feci di tutti, degli uomini, delle donne, dei bambini, di tutti, no? Naturalmente la stragrande maggioranza, purtroppo, le feci eccetera sono diarree che hanno di per sé già una, no? E allora c'è questo carro con dentro travasati tutti i bidoni eccetera, e chi si presta a fare quel lavoro? Le donne? Sì, donne. Il terreno di oggi non è via Zara, ogni tanto le ruote oscillano e loro raccontano anche il, come si dice, il rumore che fa la cacca, e c'è clap, clap, clap. Naturalmente nessuno si avvicina a questo carro qui perché è una puzza della Madonna, e loro hanno quella mezz'ora, ora di libertà, perché nessuno può venire a rompere di balle, perché chi è che si azzarda a dire, naturalmente alla fine quando finisce il viaggio in Spur, e poi vanno, va bene, insomma, comunque. Loro mi hanno raccontato che i bambini ebrei entravano nel buco del coso, tirano fuori tutte le tolle. Ecco, voi pensate, questa roba qui è tremenda. Però loro aggiungevano sempre questa nota così, boh, ma non è che disperati, una nota ridicola in una situazione tragica, non so. Le testimonianze delle donne sono tremende, sono... Comunque la cosa più terribile quando tornano, che non sono anche loro non sono creduti, e vengono insinuate delle cose terribili. Un'altra di queste donne che va in guardia perché è punciata, però si è ripresa, e regala matricola sul braccio. Un'infermiera furbona di quelle. Ma lei cosa c'ha, signora? Lì? Il numero di telefono? No, vabbè, lei cosa deve rispondere? Per dire, cioè, succedeva di tutto, insomma. Oppure un'altra donna di Sinisello che arriva tardi, non si sa perché, ha fatto un giro in Europa, passa da Sinisello e vede il suo funerale. Nella sua chiesa vede esposto le cose del lutto con il nome suo. Ma lui, lei arriva e vede il nome del nome. Vede il suo funerale. Cioè, ci sono delle cose veramente. Va bene, sentite, io. Grazie, Peppino. È stato veramente interessante. Va bene. Alla prossima. Dai, grazie, Peppino. In quater. Agosto 43. No, marzo 43. Agosto 43.
dicembre, no, agosto, ho sbagliato il corso, marzo 43, dicembre 43, marzo 44, novembre 44, questi sono i capisaldi della storia di Chopin, sulla quale gravitano mille cose. Va bene. Ci ritroviamo con il prossimo appuntamento il 22 di aprile con il nostro amico Gabriele Fontana, che ci parlerà della banda di Carlo Pisacane tra Lecchese e la Bergamasca. Quindi a tutti un saluto, un grazie ancora tantissimo Peppino, che è stata veramente una bellissima narrazione. Grazie ancora. A tutti. Grazie, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao.